Carissimi amici, anche quest'anno ci ritroviamo per celebrare le 12 notti sante con i successivi giorni santi, che vanno tra il Natale e l'Epifania. Per fare questa celebrazione abbiamo deciso di riprendere i 12 doni di Dio, che sono qualità che hanno colorato i vari segni e che sono state presentate di mese in mese sul canale YouTube del progetto Creatività. Per chi poi non avesse avuto modo di ascoltarli, manderemo magari il link per accedere a questo canale YouTube, se qualcuno vuole iscriversi, si possono comunque andare a riascoltare tutti. In questo momento, comunque, fino a febbraio, come meditazione di ciascun segno, seguiremo ancora le qualità che arrivano dai 12 giorni santi dell'anno 21-22, quindi del Natale passato, mentre con oggi, fino all'Epifania, metteremo i semi di questi doni di Dio su cui poi lavoreremo durante l'anno prossimo. Durante il corso dell'anno ogni dono è stato presentato sotto forma di qualità, ma celebrando queste notti sante, anche dal momento che questo è il terzo anno, quindi volevamo dare una nota diversa, ci è sembrato utile trasformare queste qualità in azioni, in modo che potremo così, dal giorno del Natale al giorno dell'Epifania, mettere il seme di un'azione che poi potremo manifestare nel mese corrispondente di tutto il 2023. Quindi questo è un momento particolare che inizia con il Natale, che come sappiamo è la nascita del Cristo interiore e poi anche di Gesù nella tradizione, fino all'Epifania, che è il momento della manifestazione con la stella della luce di Dio e del riconoscimento della divinità di Gesù da parte dei magi. Quindi sono giorni molto simbolici in cui è rappresentato tutto l'anno e rappresentato anche il sentiero di evoluzione di ciascuno di noi attraverso i segni e i significati dei vari segni zodiacali. Quindi iniziamo proprio in questa notte tra il 25 e il 26 dicembre con il segno dell'Ariete. Il dono di Dio corrispondente all'Ariete è la fiducia, che per il nostro lavoro tradurremo in aver fiducia, o meglio fidarsi. Quindi la meditazione sarà su questa azione. Al suono della campana possiamo chiudere gli occhi e iniziare la nostra prima meditazione. Portiamoci a livello emotivo e portiamolo in quiete. Lasciamo poi il nostro corpo emotivo in questo stato di quiete. Passiamo a livello mentale e liberiamolo da ogni pensiero. Questi tre corpi, portandoci a un livello più elevato, a livello del nostro sé, questa stella luminosa che immaginiamo al di sopra del nostro capo, il nostro sé o la nostra anima. Portiamo la sua luce nei nostri tre corpi, riempiendo così la mente di luce, riempiendo le nostre emozioni di amore, della luce dell'amore e le nostre azioni della luce
luce della volontà di bene. Identifichiamoci poi in questa stella della nostra anima. Sentiamoci collegati a tutti gli altri che celebrano come noi queste notti sante, rendendo sacro com'è questo periodo. E da questo punto proviamo a esplorare, a sentire in quale rapporto ci sentiamo con l'azione del fidarsi, con l'avere fiducia. Ora riflettiamo sul fatto che quando un bimbo nasce, per natura, per istinto, si fida. Noi sappiamo che il vero significato del Natale è la nascita in noi del principio cristico, di questo bimbo interiore di luce e di amore. Pensiamo di dare a questo bambino nascente in noi la possibilità di fidarsi. Talvolta ci fidiamo solo se siamo sicuri, ma se già siamo sicuri, non è più un fidarsi. C'è affidamento nell'azione del fidarsi e qui inizia la crisi. Possiamo modificare l'oggetto del nostro fidarci, iniziare a fidarci del divino in noi, del divino negli altri, del divino della vita. Questa prima notte santa possiamo mettere il seme di questo fidarci e iniziare ad attuarlo per tutto il segno dell'Ariete del 2023. Sarà l'inizio di un nuovo lavoro e l'inizio di un nuovo anno sotto la luce della fiducia. Possiamo portare con noi questa azione dell'aver fiducia, del fidarsi,
È il momento di andare a riposare e provare a riflettere su questo per tutta la giornata del 26. Lo riprenderemo poi nel segno dell'Ariete. Possiamo quindi iniziare a riprendere il tono del corpo, fare qualche respiro profondo e a suono della campana riaprire gli occhi. Vi auguriamo un buon 26 dicembre e una buona fiducia.